Ci troviamo con Massimo Gianfrate, direttore creativo di Berwich, per scoprire le novità che il brand porta a questa edizione di PTUO. Buongiorno, abbiamo in questa occasione, in questa kermesse, tentato di raccontare, come sempre, un'esperienza legata ai colori, alle cromie che natura ci dà, esplorando, diciamo così, ispirandoci alle terre fredde. E in virtù di terre fredde abbiamo naturalmente scelto come materia prima per i nostri capi la pregiatissima e meravigliosa lana, soprattutto del comparto biellese, scegliendo un percorso molto molto bello di cromie che vanno dai verdi agli ottagnati, ai naturali, ai grigi e ai neri. La novità fondamentale in questa edizione è che nella nostra esposizione abbiamo cercato di dare ancora sempre più chiarezza al messaggio, alle esigenze della clientela, perché abbiamo declinato la nostra offerta in quattro chiavi di vestibilità verticalizzate, ciascuna con un ventre piatto, una pence e una doppia pence, argomentate con dettagli equilibrati di taschini e di richiami di lavorazioni sartoriali. Come si è concluso il 2018 del brand? Seppure siano anni particolarmente difficili nella distribuzione, chiudiamo il 2018 con un più 7, molto gratificante. Chiudiamo quindi con 8 milioni di fatturato per il nostro brand, e con una, diciamo così, un 65% proveniente dal business dell'estero e un 35% italiano. Quali sono i mercati di riferimento? Partendo dal mercato italiano, che risulta essere per noi fondamentale in quanto l'Italia racchiude le più belle boutique multibrand, questa nostra forza si espande anche in Russia, in Giappone, in Corea, da poco anche negli Stati Uniti d'America, dove i risultati sono abbastanza soddisfacenti. Ci sono novità dal punto di vista distributivo e qual è la strategia del brand? Noi ci stiamo affacciando sempre più, avvalorando la nostra idea di far diventare il pantalone non come una componente secondaria del look maschile, bensì una componente di partenza. Dunque abbiamo l'esigenza di voler coprire maggiormente territori nuovi, nuovi agglomerati metropolitani emergenti, quali possono essere alcune aree del Far East, alcune aree del Sud America, ma per fare ciò è necessario affiancare alla nostra strategia attuale distributiva anche una strategia di retail proprio, partendo da una piccola idea di flagship che dovrebbe essere in Italia per poter espanderci anche in altri mercati.